Buonasera a tutti, siamo all'edizione di mercoledì 6 maggio del nostro telegiornale. Abbiamo ospite con noi il direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio. Ciao Claudio, Benvenuta, buongiorno a benvenuta. tutti. Iniziamo. Riguardo alla cassa in deroga, notizie importanti. Oltre al disegno di legge Riparti Piemonte, di cui abbiamo riferito ampiamente ieri sera, che il Consiglio regionale dovrebbe approvare nei prossimi giorni, trasformandolo in legge subito operativa, la Regione ha compiuto un altro importante passo, siglando un fondamentale accordo con Intesa San Paolo per sostenere l'anticipo della cassa in deroga e aiutare così i lavoratori intrappolati nelle briglie della burocrazia. L'accordo è stato firmato oggi sul protocollo d'intesa questo protocollo d'intesa, oltre all'istituto di credito, coinvolge Finpiemonte ed è l'esito di un vertice tra l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, la banca coinvolta e le parti sociali. Dopo l'approvazione ufficiale da parte della giunta regionale, le prime erogazioni saranno possibili già lunedì prossimo. Il protocollo prevede il supporto immediato ai lavoratori interessati, che oggi sono penalizzati dal ritardo nell'erogazione delle integrazioni salariali. Nei prossimi giorni le norme particolareggiate su questo importante passo saranno riportate sul sito della Regione. Gli interessati dovranno far domanda all'istituto di credito, che esaminerà le richieste al fine di concedere un credito pari all'importo dell'ammortizzatore sociale. Secondo il Presidente Alberto Cirio e l'Assessore Chiorino, si tratta di un risultato fondamentale per venire incontro alle urgenti necessità di centinaia di famiglie piemontesi. L'accordo prevede l'utilizzo del Fondo regionale di garanzia, già che è già attivo, a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale provocata dall'epidemia del Covid-19. Questo fondo attualmente è dotato di 5 milioni di euro. Siamo all'inizio, al terzo giorno di fase 2, direttore, com'è la situazione oggi? Beh, la situazione è tranquilla. Questa è una buona notizia perché non c'è stato il trauma della ripartenza. Possiamo dire che oggi mercoledì i problemi che le aziende riscontrano sono ancora problemi tecnici, no? Sono problemi di adeguamento dei loro stabilimenti alle normative di sicurezza e ai protocolli, quindi problemi più di tipo organizzativo. Ma è vero anche che le aziende sono più concentrate sulla riapertura che sulla ripartenza. Ecco, quindi ci sarà purtroppo un bagno di verità, io penso, tra qualche giorno in cui si andrà a vedere il quantitativo degli ordini in portafoglio che devono di nuovo arrivare alle nostre aziende. Questo è il punto delicato, il capire come andranno i mercati. Siamo soddisfatti, siamo contenti della misura che hai annunciato prima sull'anticipo della cassa integrazione e qui non possiamo che ringraziare Intesa San Paolo, che è un istituto che ha tanta sensibilità per sempre dimostrata per questo tipo di difficoltà e non possiamo che augurarci che anche tante altre banche seguano questa strada, anticipino questi importi perché la volontà del legislatore si scontra sempre con la burocrazia. D'altra parte capiamo anche che la macchina pubblica debba gestire una quantità di richieste inusitata e probabilmente non è attrezzata per farlo nei tempi brevi di cui c'è bisogno in questo momento e quindi speriamo che il mondo delle banche sia tutto sensibile per far arrivare il prima possibile questi soldi nelle tasche dei lavoratori. Grazie. Al riguardo, credo che sia, abbiamo visto la Regione si è attivata, credo che sia è fondamentale quello che saranno l'apporto delle norme statali per sovvenire alle problematiche legate all'epidemia. Questa mattina, a tal riguardo, si è tenuta la riunione in videoconferenza del Governo sul decreto maggio, ex decreto aprile, con Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e ANCE. Per l'Associazione Nazionale del Presidente Designato Carlo Bonomi è intervenuta il Direttore Generale Marcella Panucci. Ieri l'esecutivo aveva incontrato i sindacati, sempre per presentare quelle che sono le ipotesi dei contenuti del decreto
nuovo decreto maggio. La serie di confronti è stata avviata in vista del varo del decreto sulle nuove misure economiche per far fronte all'emergenza coronavirus. Ad aprire i lavori è stato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che ha illustrato gli interventi che si stanno mettendo a punto per il sostegno alle imprese. Era presente anche il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, e mentre non ha potuto collegarsi il premier Conte in quanto aveva fatto notte fonda con la precedente riunione con le parti sociali. Veniamo adesso a una notizia che conferma un po' quello che diceva il direttore prima riguardo alla mole e alla complicazione a volte inevitabile delle norme da mettere in atto per poter riprendere a lavorare in sicurezza. È una ricavata da un'indagine del Sole 24 Ore che ritengo essere molto, molto interessante. Stamattina il quotidiano di Confindustria ha definito la fabbrica delle norme, gli atti normativi adottati dal governo della regione nei 100 giorni di emergenza coronavirus. Perché questo? Perché li hanno calcolati. E allora viene fuori che in totale siamo arrivati a 763 atti ripartiti fra 224 governativi e 539 di matrice regionale. Nel conteggio di quelli riconducibili all'esecutivo guidato da Conte figurano i decreti, le delibere, le ordinanze governative del Dipartimento della Protezione Civile e anche quelle del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per l'Emergenza. I decreti legge che finora sono stati varati dal governo dall'inizio dell'emergenza sono 9, mentre i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 13. Piccola digressione per chi non conoscesse dal punto di vista costituzionale: il decreto legge è una legge subito operativa, ma che necessita di entro 60 giorni di essere convertita appunto in Parlamento. Dal Parlamento, pena la decadenza ex nunc, cioè non potrà produrre effetti ritenuti validi, mentre invece i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono di fatto atti amministrativi svincolati dal controllo del governo e sono appunto 13. Gli articoli complessivi dei decreti legge dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 323, a cui bisogna aggiungere una trentina di allegati. Le ordinanze della Protezione Civile sono 57, il commissario straordinario ne emana 11. Ai singoli ministeri sono riconducibili 127 fra circolari, ordinanze, decreti e direttive. Il Ministero della Salute ne ha redatti 70, quello degli interni 23. Passiamo agli atti regionali, che sono 539 in tutti, ai quali si sono aggiunti comunque più di 100 fra chiarimenti allegati e che vedono in testa produzione normativa l'Abruzzo, che ne hanno emanati 54, e la Regione Toscana, che ha all'attivo 50 atti. Poi si sono insediate 50 task force tra Stato e Regione, con un totale di 1.460 incarichi. Qui bisogna dire che non tutti, forse anche la minoranza, sono retribuiti, però comunque sono cifre consistenti. Da questo breve assunto emerge che la babele di norme con le quali devono fare i conti le aziende, oltre che i cittadini, è molto complessa e spesso è molto difficile da interpretare. Ed è questo, come dicevamo prima, un impegno che ricade sulle aziende, ma che ricade anche su Confindustria Cuneo, la quale ha messo a disposizione, ne parleremo fra poco, i propri pool per essere vicina alle aziende che devono appunto affrontare queste incombenze. Un altro tema molto delicato è quello della regione e dei test sierologici. Al riguardo la Regione Piemonte ha autorizzato i test sierologici a pagamento per i privati che vogliano scoprire se sono entrati in contatto col Covid. Questo è stato annunciato dall'assessore alla sanità Luigi Cardier, che ha risposto ad alcune interrogazioni nell'aula del Consiglio regionale, nell'aula virtuale. Icardi ha detto che l'assessorato regionale alla sanità ha consentito l'utilizzo dei test sierologici per le immunoglobine specifiche per il Covid-19 anche ai privati cittadini. Questi sono da eseguire presso i laboratori di analisi cliniche private per i soli esami che il Ministero della Salute considera attendibili per il loro esito epidemiologico. Le commissioni di vigilanza delle ASL sono a disposizione per fornire ai laboratori privati le indicazioni sull'attendibilità di questi test. Nella stessa nota si specifica che si ribadisce quanto da sempre afferma il Ministro della Salute, cioè che i test sierologici non sono in grado di produrre diagnosi, quelle sono riferibili, sono valide solamente in cui si effettua un successivo tampone dopo che il test sia risultato positivo. La Regione ha avviato questi test sierologici sul personale sanitario, valendosi della rete di laboratori pubblici
obiettivo per il quale ha destinato uno stanziamento di 6 milioni di euro. A riguardo, direttore, mi sembra che Confindustria Cuneo abbia qualcosa da dire e anche da informare. Sì, finalmente forse siamo arrivati, anche grazie a queste comunicazioni della Regione, ad un chiarimento sull'utilizzo che le aziende possono fare di questi test sierologici, che attualmente, come hai ben detto Claudio, sono utilizzati soltanto per finalità epidemiologiche di ricerca, cioè non sono considerati strumenti diagnostici, ma che con la liberalizzazione, cioè col fatto che le aziende, i privati possano in effetti somministrarle, anche se volontariamente, ai propri dipendenti, possono diventare uno strumento di controllo della salute della popolazione lavorativa da parte delle nostre aziende. Quindi in sostanza i test sierologici, sebbene con tutte le riserve del caso sul fatto che non sono validi al 100%, comunque possono dare l'indicazione del fatto che il lavoratore di un'azienda sia venuto a contatto con il virus. Questo lavoratore con questi anticorpi attivi può essere sottoposto a tampone, anzi questo passaggio è importante, cioè l'azienda può reintrodurre al lavoro i lavoratori che non hanno l'anticorpo. Sui lavoratori per i quali è stato riscontrato è necessario che siano sottoposti a un ulteriore esame, l'unico esame, il tampone faringeo, che attualmente è riconosciuto dall'Istituto Superiore della Sanità come sicuro per diagnosticare l'infettività della persona o meno. Questo tampone, quindi il secondo step, può essere somministrato da un laboratorio autorizzato dalla regione e sui lavoratori che sono positivi al tampone c'è l'intervento del SISP, quindi del Servizio Sanitario Nazionale, che li fa entrare nel protocollo ormai definito. È molto importante che le aziende possano avere un'idea chiara di questo percorso, perché è importante sapere per un imprenditore ovviamente il rischio che corre nel far rientrare i suoi lavoratori al lavoro, benché mitigato da tutti i dispositivi di sicurezza che sono compresi nel protocollo di sicurezza, ed è anche importante per il servizio pubblico sanitario avere dei dati sulla diffusione di questa malattia all'interno delle aziende. Domani organizzeremo alle 16:30 un seminario via web molto importante sul tema. Andremo molto sullo specifico sia dei test sierologici, ma parleremo anche dei dispositivi di protezione individuale, in particolare delle mascherine, che è un tema sul quale ricorrono numerosissime le domande delle imprese ai nostri pool. Quindi vi diamo l'appuntamento domani alle 16:30. Direi che appunto questo webinar promosso da uno dei due pool, proprio soffermarci rapidamente sul lavoro che stanno svolgendo questi due gruppi di lavoro che sono partiti l'altra settimana. È importante perché, come ben dicevi, la normativa è enciclopedica, sono state migliaia e migliaia le pagine scritte per cercare di orientarsi nella chiusura, nella riapertura e in tutte le norme che hanno descritto le condizioni alle quali le aziende hanno potuto ripartire, tanto che c'è un grandissimo bisogno di approfondire questi argomenti con dei tecnici specializzati. Ed è per questo che abbiamo creato questi due pool, un pool che si chiama Pronto Intervento Impresa e che è concentrato sugli aspetti più finanziari e amministrativi, quindi crisi di liquidità, problemi con le banche, col mondo del credito, accesso a bandi e finanziamenti agevolati, ad esempio tutta la parte di agevolazioni che sono state appena messe a disposizione dalla Regione Piemonte tramite i bandi, ma anche tramite i riparti Piemonte. Ecco, tutto questo viene approfondito dal pool che è a disposizione delle aziende gratuitamente, lo ricordiamo, per accompagnarlo in un percorso di risalita da quella che può essere una crisi di liquidità, crisi finanziaria. Parallelamente invece il tema della sicurezza viene presidiato da questo
altro pool che si chiama Riorganizzazione in Sicurezza, è un pool di tecnici più votati a materie di sicurezza e di organizzazione aziendale, con contributi anche esterni, quindi non soltanto funzionari ma anche esperti che noi abbiamo chiamato a collaborare con noi, aiuta le aziende proprio a riorganizzare i propri processi interni intorno al protocollo della sicurezza. E sono molte le richieste che riceviamo, pensiamo che questo aiuto molto concreto sia la chiave proprio per la ripartenza delle nostre aziende. Grazie direttore. Restiamo sempre però nell'ambito dell'attività di Confindustria Cuneo. In questo ambito molto importante il ruolo svolto dal sostegno ai rapporti delle imprese con l'estero. Allora abbiamo chiesto questa sera a Bianca Revello, che è funzionario responsabile per l'internazionalizzazione dell'associazione, un breve quadro della situazione riguardo la possibilità di inviare collaboratori in questi giorni negli Stati europei, in particolare Francia, Belgio e Germania. Anche in questo caso, come vedrete, la complicazione normativa è impressionante, quindi è importante sentire anche cosa la dottoressa Revello ci comunicherà. Buonasera. Vediamo insieme un paio di dettagli importanti per quanto riguarda le trasferte all'estero. Da questa settimana alcune aziende che erano chiuse hanno potuto riaprire le loro attività e pertanto si trovano ad affrontare quello che è il passaggio in un altro paese o il lavorare in un altro paese. E, è importante tenere presente che per quanto riguarda l'ingresso nei paesi esistono delle norme eventualmente restrittive o che prevedono una certa documentazione. In alcuni paesi sono previste le quarantene, non in Francia, ma in altri paesi sono previste delle forme di quarantena, quindi prima di partire verificate attentamente. Al rientro in Italia è assolutamente obbligatorio darne comunicazione all'ufficio prevenzione competente per territorio, dove si andrà ad effettuare quello che è l'isolamento fiduciario. È un obbligo di legge al quale noi non possiamo esimerci ed è un obbligo di natura personale. Quindi nel nostro sito trovate comunque le modalità per esperire questa procedura. Altra cosa importante che si è sbloccata questa settimana è il Belgio, che è entrato in fase 2. Entrando in fase 2 ha dato la possibilità di riaccedere perché le aziende hanno ripreso a funzionare. C'è una parte del Belgio che tutto sommato è tardiva, per cui mi raccomando verificate con l'azienda verso la quale presterete le vostre opere e se effettivamente sono ancora in essere alcune misure, perché c'è una regione che è un pochettino più che avrà un'apertura dopo il 10. Al di là di questo, l'ingresso al Belgio prevede assolutamente la necessità comprovata di lavoro e che sia un'attività relativamente urgente, perché altrimenti la quarantena in realtà permane. E questa esenzione viene data a fronte di una giusta documentazione, quindi se avete necessità di andare in Belgio comunque mettetevi in contatto con il nostro ufficio internazionale, vi daremo le indicazioni e una linea di quelli che sono i documenti che si potrebbero produrre. Per il transito in Francia c'è un'apposita documentazione, per il transito in Germania anche lì va documentato il fatto che si attraversa per ragioni di lavoro. E vi consigliamo un momento di lasciar perdere il Lussemburgo perché vi sono ancora delle restrizioni particolari e per la Svizzera il transito è ammesso. Altra cosa importante sulla Germania, a quale si faceva cenno, anche la Germania ha delle previsioni di quarantena oppure in alcuni land semplicemente la presentazione di certificati di test sierologici anti-Covid. Queste statuizioni variano da land in land e quindi il land tedesco, come la nostra regione, può decidere in maniera differente. Mi raccomando, prima di partire, verificare il rispettivo land, quale sia la normativa da applicare sul posto e ricordiamoci che di fatto la decisione di accedere al territorio tedesco è soltanto di competenza dell'ufficiale di frontiera, quindi portare documentazione che attesta la necessità di recarsi per ragioni di lavoro in Germania e purtroppo non esiste una comunicazione preventiva, quindi di volta in volta l'ufficiale di frontiera potrà decidere se ammettervi sul territorio tedesco o meno, quindi più siete idonei, più siete in grado di portare documentazione ovviamente più è facile che vi conceda l'accesso.
E per quanto riguarda alcuni lande, in realtà ci sono delle eccezioni per interventi di breve durata, quindi è sempre utile verificare questo prima. Siamo a disposizione comunque per supportarvi in queste ricerche. E sempre prima di partire è utile controllare il sito Viaggiare Sicuri del nostro governo e, ove non vi siano chiarezze, consultare direttamente anche l'ambasciata italiana sul posto. Comunque, il nostro servizio internazionale vi mette a disposizione eventualmente il contatto e comunque insieme possiamo vedere quali sono le vostre necessità. Bene, grazie alla dottoressa Ravello. La successiva notizia riguarda lo stanziamento di 10 milioni di euro che la Regione Piemonte con la quale la Regione Piemonte sosterrà le imprese che intendono acquisire servizi specialistici e qualificati per la ricerca e per l'innovazione da infrastrutture di ricerca pubbliche o private. L'assessore Matteo Marnati ha precisato che si vuole aiutare le imprese a sostenere le spese necessarie per migliorare e testare i propri prodotti, soprattutto in ambito sanitario, per contrastare il contagio del virus, ma anche in altri settori. Parlavamo prima di banche, questa notizia riguarda un altro istituto di credito, l'Unicredit, che ha deciso di versare 500.000 euro alla Regione Piemonte come anticipazione dei fondi che verranno raccolti dalla banca nel corso dell'anno per sostenere il territorio nell'emergenza Covid. Con un primo intervento di Unicredit, l'area sanitaria delle OGR di Torino è stata dotata di un innovativo modulo per la terapia intensiva, l'unità mobile cura. Questa nuova importante donazione sarà un supporto in più per aiutare il nostro Piemonte a ripartire e a farlo in sicurezza. Questo è stato dichiarato dal Presidente della Regione. Ancora in ambito Regione Piemonte, in ambito DPI, cioè mascherine, in pratica una precisazione che è arrivata dagli uffici di Piazza Castello. La Regione Piemonte specifica che l'appalto per la realizzazione di 5 milioni di mascherine lavabili da distribuire gratuitamente a tutti i piemontesi è stato affidato attraverso bando di gara svolto da SCR a tre aziende piemontesi. Casalinda e Prati Vero si avvalgono della propria filiera di produzione, che include partner fuori dal territorio piemontese ma comunque italiani, mentre invece il gruppo Miroglio si avvale del proprio stabilimento produttivo in Marocco per una piccola parte della produzione destinata al Piemonte. Si parla di circa 350.000 mascherine sui 2 milioni previsti. In questo caso, lo stabilimento e produzione sono certificate conformi al decreto legge Cura Italia, articolo 16,2, come indicato nel bando di gara. E con questo abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento a domani sera alla stessa ora.